Il 22 agosto del 2009 Stefano Da Forno, Dario De Felipe, Fabrizio Spaziani e Marco Zago persero la vita alle pendici del Monte Cristallo a causa di un tragico incidente a bordo di Falco, elicottero del SUEM 118, mentre erano impegnati in un'operazione di soccorso in seguito ad una grossa frana verificatasi nella zona di Rio Gere a Cortina d'Ampezzo. L'eliambulanza, decollata allora alle 14.32, si schiantò dopo aver impattato i cavi di una linea di media tensione e l'allarme venne lanciato da un escursionista che sentì un forte tonfo. Questo pomeriggio, alla presenza di autorità, familiari e amici, il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni ha celebrato al capitello di Rio Gere la messa in suffragio delle vittime. 22 agosto 2009, una data importante non solo per il bellunese ma per il Veneto e per tutta Italia, nel senso che quello che è successo qui a Rio Gere è un qualcosa che ha preso veramente tutta la nostra comunità. Oggi ricordiamo i quattro ragazzi che persero la vita 15 anni fa, un momento celebrativo di ricordo, doveroso, ma anche per ricordarci che le montagne, le nostre montagne, le Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, che oggi insomma sono un bene prezioso, vanno tutelate, salvaguardate, e quindi sta anche a noi, nelle nostre responsabilità, quando veniamo in questi luoghi, essere responsabili su quello che possiamo o non possiamo fare, sulle capacità e le nostre insomma attitudini quando veniamo in questi luoghi, perché non mettiamo solo a rischio la nostra vita, ma anche mettiamo a rischio la vita di coloro che vegliano, coloro che prestano soccorso, come il SUEM 118, come il soccorso alpino e come tutti gli altri operatori che corrono ogni qualvolta insomma c'è un problema, un incidente, una necessità. Sono trascorsi 15 anni, ha commentato il presidente Luca Zaia, da quel drammatico sabato. Una chiara norma nazionale sugli ostacoli al volo anche nel territorio montano non è ancora stata varata. Il Veneto si è dotato a riguardo di norme regionali, ma è essenziale un riferimento nazionale che dovrebbe trovare i fondamenti in una condivisione trasversale, nel rispetto del sacrificio compiuto a Rio Gere, come in molte altre località del paese, con la morte di molti operatori.